Consiglio. Poi con il fatto della penalizzazione sapevamo che partivano fuori, infatti ha fatto il primo tempo a dei ritmi incredibili, ci ha messo in grosse difficoltà. La fortuna diciamo che non aveva preso il secondo gol, se no la partita si metteva male. Poi paradossalmente il secondo tempo 10 contro 11. Diciamo che abbiamo sofferto molto meno che il primo tempo, e poi penso che alla fine un po' di buona sorte nel pareggio penso che sia meritato. Comunque, anche quello è stato forse un po' ci ha condizionato, perché prendere gol dopo 1:50 se non sbaglio, sì. In quel modo insomma partire con l'handicap è stata una bella mazzata, e poi diciamo che un po' abbiamo subito questo gol. Io speravo che il primo tempo finisse così, è andata così, poi siamo riorganizzati un attimo nel secondo tempo, insomma alla fine sono contento, hanno avuto una grande reazione, un grande sacrificio contro un'ottima squadra. Comunque fisicamente mi sembra che alla fine da Pontino ha retto meglio, sì, il piano atletico, sì. Perché nel finale, anche se in 10. Infatti dicevo, Nardò, non so, io penso, è un mio pensiero che abbia fatto una preparazione, penso, non voglio, sì. Per partire forte, perché sappiamo che qui quattro punti di organizzazione, e sapevamo che partivano forte, però diciamo che un po' ci abbiamo messo del nostro, però poi secondo tempo siamo ancora alla grande, anche chi è entrato insomma ci ha dato una grossissima mano. L'espulsione di Pignà. Espulsione, cioè è stato ammonito su un gol annullato, dove il segnalino che era in linea ha segnalato il gol, l'arbitro era indietro, ha annullato il gol ammonendolo. Cioè, ma lui ha segnato, cioè, non era lui che ha segnato di testa, ora lui non. Allora, Cipriano, la palla andava già dentro, lui l'ha toccata sulla spalla, il segnalino ha segnalato il gol perché era in linea, l'arbitro annulla e ammonisce. Cioè, ditemi voi se è una cosa normale, però purtroppo è andata così. Poi c'è stata quell'altra situazione, spalla, braccia, insomma, poteva anche farla meno. Però da parte mia è tutto bene, finisce bene. Penso che alla fine non si sì, ha avuto una supremazia, ha avuto delle situazioni importanti, però penso che quello che poi si è visto in campo nell'arco della partita penso che sia un pari meritato. Sì, secondo tempo proprio, cioè, non lo so se per il gran ritmo del primo tempo, per penso questa preparazione per partire forte giustamente perché devono recuperare, insomma. Si era visto un metapontino che fraseggiava abbastanza bene. Sì, bella vedere, però io è poco concreto, è vero, infatti quello che ho detto io alla fine del primo tempo, siamo belli a vedere, sì, giochichiamo, però sbagliamo troppo in uscita, abbiamo preso troppi contropiedi, molto spesso ci trovavamo 3 contro 3. Cioè prima o poi subire, no? Poi quando ci siamo messi anche il secondo tempo, per questioni numerici ci siamo messi a 4, insomma, diciamo che abbiamo sofferto poco e niente. Il cambio Touré sulla fascia ha chiuso praticamente Corvino. Ci è sembrato che ha tamponato parecchio. Touré è un ragazzo interessante, 95, sì, diciamo che. Cioè quello che ho detto prima, quello che sono entrati ci hanno dato una grossissima mano, anche Grano, insomma. A Grano si era allenato con Nardone in ritiro? Era stato in prova? No, io non lo so, però è stato in ritiro con noi, so che l'aveva cercato anche Nardone. In un amichevole ha giocato con Nardone, sì, certo Grano. Che prima era con Nardone e poi è venuto da noi, però quando è venuto da noi era a casa. Mister, chi è Grano? È preparatore e allenatore in seconda, Gigi Sassanelli, ex portiere del Potenza. Sì. Un po' troppo fiscale, insomma, però
sappiamo che lì c'è una società abbastanza solida, no? Questo può essere importante in un campionato difficile. È determinante, secondo me, determinante, perché noi sappiamo, grazie al presidente e ai dirigenti, io poi insomma sono 3-4 dirigenti, con a capo solo il presidente Casalnuovo che comanda. Sappiamo che noi comunque vadano le cose, arriviamo fino alla fine. Questo è un punto importante. A dicembre, non so, di solito si vede un altro campionato, stravolgimento. Cioè noi giochiamo anche su questo fatto, sappiamo che giochiamo anche su una società a parte solida, ma molto molto seria. Vedi voi. Vedi voi. Ricordiamo qua. Di Abite, come si chiama? Magari quello gioca la Lazio. No, di Abite, come si chiama? Lo stiamo aspettando ora. Ah, non c'è più sta. Non vi invito allora. Si è visto solo sul giornale. Sì, pare di sì. No, io ho letto queste notizie, non so se non abbiamo avuto il piacere ancora oggi. Io non piace, no, io ho avuto il piacere. Sì? Allora è vero. Importante. Non abbiamo fumetto. Va bene, grazie. Okay, grazie, buona serata.